La nostra preghiera giova alle anime dei fedeli defunti. Già l'Antico Testamento ci insegna questa grande verità riguardo al suffragio a favore dei defunti. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni, fatta una colletta per circa 2000 dramme d'argento, Giuda, capo di Israele, la inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Se infatti non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Parola di Dio. Giuda Maccabeo fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. E l'autore del secondo libro dei Maccabei dice che ha compiuto una opera nobile, perché ragionava in modo santo e devoto. Nell'ultimo periodo, prima del Nuovo Testamento, prima della venuta di Cristo, nel mondo giudaico crebbe la convinzione nella risurrezione dei morti. Ed è proprio la corrente apocalittica che sviluppa questo pensiero teologico importante. I morti non sono perduti, ma a loro spetta una ricompensa grande, perché sono accolti nella vita stessa di Dio. Ma proprio perché si crede nella risurrezione dei morti e nel premio eterno, considerando che siamo peccatori e che possiamo avere delle colpe ancora da scontare, il saggio pensiero di Giuda Maccabeo fu proprio quello di offrire un sacrificio espiatorio per i defunti, affinché fossero perdonati i loro peccati. Siamo a metà del secondo secolo avanti Cristo. In quel momento di grande crisi, quando i greci avevano oppresso gli israeliti, un gruppetto di devoti ebbe il coraggio di prendere le armi e di rivoltarsi contro l'oppressore. È la rivolta guidata dai fratelli Maccabei. Giuda era soprannominato così, è un termine che in aramaico vuol dire martello, perché doveva essere un uomo grande e grosso con un pugno forte, simile a un martello, ed era pronto a combattere contro i nemici. In uno di questi scontri molti degli ebrei morirono, e quando recuperarono i loro corpi, mentre li seppellivano, si accorsero che sotto il mantello nascondevano degli amuleti, dei portafortuna, degli idoli di altri popoli, e capirono che erano dei peccatori, erano degli idolatri. Ed erano morti in quella situazione di peccato. E allora Giuda Maccabeo fece una colletta, raccolse 2000 dracme d'argento e le mandò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, perché fossero perdonati i peccati di quegli uomini morti in battaglia.
Il sacrificio espiatorio nella mentalità dell'antico popolo di Israele consisteva nella offerta di un animale che veniva ucciso e interamente bruciato per chiedere a Dio il perdono dei peccati. L'autore del libro, che crede nella risurrezione dei morti, ed essendo questo testo parola di Dio, la insegna in modo autorevole a noi, dice che quel gesto di raccogliere dei soldi per far offrire il sacrificio espiatorio a favore dei morti perché fossero perdonati i loro peccati fu un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. E questa è una prassi che noi abbiamo imparato dalle scritture ancora prima di Cristo. Per noi cristiani il sacrificio espiatorio è solo quello di Gesù. Non è un animale che viene immolato, ma è il Figlio stesso di Dio che ha offerto la sua vita, che ha versato il suo sangue per il perdono dei nostri peccati. E l'Eucaristia è il rinnovo di questo sacrificio, è la ripresentazione dello stesso unico sacrificio di Cristo. E per questo facciamo celebrare delle messe a suffragio dei defunti, applicando ai nostri morti i benefici della redenzione di Cristo. Il suo è il vero sacrificio espiatorio. E noi, insieme a Cristo, preghiamo per i nostri morti perché siano perdonati i loro peccati. Pregare per i morti vuol dire questo: chiedere al Signore che perdoni i loro peccati. L'autore del secondo libro dei Maccabei dice che dal momento che credeva nella magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano con i sentimenti di pietà, volle intervenire perché fossero perdonati i loro peccati. Se restano peccatori non possono godere di questo bene eterno. E allora che cosa possiamo fare ancora per i morti se non pregare per loro? Perché se hanno ancora dei peccati possano essere espiati e noi intercediamo per loro. Come chiediamo ai santi che preghino per noi peccatori per poter essere perdonati, a nostra volta noi preghiamo per i defunti perché anch'essi siano perdonati nei loro peccati. Se non c'è risurrezione, è tempo perso pregare. Non serve a nulla pregare per i morti. Se sono già in paradiso, non serve pregare per loro. Se sono dannati, non serve più pregare per loro. Noi li pensiamo in una condizione di peccatori, come siamo noi, bisognosi ancora di salvezza. Per questo preghiamo per loro. E se i nostri cari sono già stati purificati interamente e sono già nella gloria di Dio e non hanno più bisogno delle nostre preghiere, le nostre buone intenzioni, il sacrificio espiatorio della messa che noi offriamo può valere per altri, dimenticati dai loro parenti. Diventa una espressione della comunione dei santi. Preghiamo gli uni per gli altri, i vivi per i morti e i morti per i vivi. Insieme costituiamo la Chiesa, desiderosi di essere l'unica grande famiglia di Dio, finalmente liberata dal peccato, pienamente inseriti nella sua vita, nella sua gioia immensa ed eterna.